Oggi parleremo dei bandi infratel e delle diverse priorità dei comuni. Allora, come ben sapete, i bandi infratel sono divisi per intanto bandi stessi e poi successivamente in fasi. Queste fasi hanno dei periodi di inizio e fine, queste fasi giustamente sono divise per date e al tempo stesso servono a dar priorità a dei comuni invece che a altri. I comuni vengono messi in determinate fasi anche in base ovviamente a dove verrà installato il POP. Il POP, ovvero la centrale che permetterà di usufruire dei servizi di FTTH o Fixed Wireless. Quello che però mi dà veramente fastidio è che ci sia gente che al momento, dico al momento, si lamenti del fatto che ma perché iniziano a fare i lavori in un comune con 100 abitanti e non nel mio che ne ha 1000? E poi al tempo stesso ci sono anche le persone che vengono a dire ma perché partono dai comuni grossi e non da quelli piccoli? Come vi ho già detto ragazzi, c'è un piano dietro tutte queste fasi, dietro questi bandi. Non lavorano a caso. Se il tal giorno partono nel comune con 5 abitanti, significa che devono partire lì per un determinato motivo. Quindi è inutile girarci intorno e chiedere perché, perché non qua, perché di là. Questi comuni infatti nei cluster C e D sono coloro che hanno bisogno di connessioni ultraveloci, ma connessioni veloci in generale proprio perché hanno poco e nulla. Quindi io veramente, ragazzi, voglio fare un appello a tutti voi che state seguendo questo progetto, per favore, smettetela, smettetela e smettetela di lamentarvi ogni qualvolta succeda qualcosa in un comune piccolissimo e non nel vostro che è decisamente più grosso. Non importa. Ditemi qua sotto cosa ne pensate di tutto questo. È giusto lamentarsi? Io sinceramente non so più cosa dire. Noi ci vediamo nel prossimo video. Like, commento e condivisione. Ciao!